Compie un anno il nuovo stabilimento del caffè di Vita Group, una data che segna i passi avanti del gruppo e i nuovi progetti. Due linee di produzione di capsule del profumato Chicco Nero, che a breve diventeranno tre. The Coffee Way, il progetto di 100 punti vendita e degustazione tra Italia ed estero. Nuove acquisizioni, crescita di fatturato e soprattutto un gruppo sempre più ampio ed affiatato che testimonia il trend in netta ascesa della famiglia Vita Group, come sottolineato nel seminario a cui hanno partecipato circa 300 persone. Siamo tornati all'Aquila dal 2011, abbiamo avuto il coraggio di entrare in questo teatro quando l'Aquila era ancora forse messa peggio di oggi. E oggi ci siamo tornati e ci torniamo da vincitori. Oggi finalmente possiamo dire facciamo parte di una società finalmente meritocratica. Io sono entrato nel consiglio di amministrazione a 23 anni, quindi giovanissimo e sfido. Oggi ne hai? Oggi ne ho 28, quindi vado per il quinto anno riconfermato il consiglio di amministrazione. Sfido qualsiasi azienda avere il coraggio di inserire nel proprio organico gestionale un ragazzo di 23 anni. I migliori d'Italia colonizzano anche l'estero. Avere la possibilità di sviluppare il mercato tedesco e avere un'esclusiva, avere praticamente la possibilità di promuovere, di esportare il nostro Made in Italy in Germania ed avere la possibilità appunto di supervisionarla al 100% è un grandissimo orgoglio. Sono emozionata perché veramente ho visto l'azienda da zero arrivare veramente a dei numeri importantissimi. Oggi è stato un seminario con delle emozioni incredibili e sono veramente contenta di far parte di questa azienda. A testimonianza che tutto è possibile con impegno e lavoro. Un ospite speciale ha chiuso la giornata, un collaboratore sordomuto che sta scalando le classifiche di vendita e di sogni Vita Group. Tutti.